Bene ragazzi, ora vi spiego il funzionamento del nostro ricevitore e il telecomando. Partiamo come sempre dalla nostra batteria e ora abbiamo il ricevitore, ok? Che va attaccato alla batteria per prima cosa. E poi abbiamo i telecomandi che sono due, come vi ho già detto, questi due. Iniziamo a utilizzare per esempio questo qua, ok? A questo telecomando possiamo appunto regolare avanti e indietro, quindi su e, con su e giù, e abbiamo due porte, quella blu e quella rossa, che si connettono con quella blu di qua e con la rossa di qua. Possiamo far funzionare un motore, per esempio un motore piccolo, lo attacchiamo alla porta blu, ok? Poi accendiamo la batteria e ora anche qui nel telecomando ci sono le batterie. E ora telecomando e ricevitore si stanno parlando, diciamo. E possiamo far girare il motore. Sappiamo che l'abbiamo connessa alla porta blu. Quindi qui abbiamo porta blu e porta rossa. Dovremmo far funzionare la porta blu. Ovviamente questa cosa può essere molto utile perché io anche da 10 metri posso azionare questo motore. E la cosa più bella è che ne posso azionare due contemporaneamente che fanno cose diverse. Per esempio, azioniamo il motore grande. Lo attacchiamo questa volta alla porta rossa. Porta rossa. Qui lo posso azionare contemporaneamente. Porta rossa. E porta blu contemporaneamente, oppure anche fare cose diverse, quindi rotazione magari una a destra e una a sinistra. Quindi vedete che comunque le funzionalità di telecomando e ricevitore sono infinite. Invece, cosa cambia con l'altro telecomando? Innanzitutto, con ogni telecomando abbiamo delle porte, ok? La porta che può essere 1, 2, 3, 4 e deve essere concorde con quello del ricevitore. Quindi se il ricevitore è porta 4, anche quello del telecomando deve essere porta 4. In questo caso è porta 2 e porta 2. Ok? L'unica differenza fra questo telecomando e l'altro è che questo posso regolare le velocità. Per esempio, porta blu. Una velocità. Con il tasto rosso lo stoppo totalmente e con questo arancione lo giro e posso aumentare e posso avere 7 velocità diverse. Stessa cosa con l'altro motore. È molto funzionale questa cosa e ovviamente tutte e due insieme. E le blocco. Vedete, quindi ci sono un sacco di opportunità con queste cose. Bene ragazzi, ora come ultima cosa vi spiego come funziona il nostro servomotore. Partiamo dalla nostra batteria, prendiamo il ricevitore, ok? Lo attacchiamo come vi ho mostrato prima, poi prendiamo un telecomando, per ora questo, dopo vi faccio vedere pure con l'altro, e prendiamo il nostro servomotore munito di spunta per farvi vedere le rotazioni. Accendiamo la batteria, collego il servomotore sulla porta blu. È perfettamente allineato. Guardate cosa succede. Man mano che giro, il servomotore si gira fino a 90 gradi. Quando clicco rosso, torna a 0 gradi, potremmo chiamarli. E così dall'altra parte. È veramente, veramente stupendo e soprattutto è molto preciso. Invece, se non volete utilizzare questa cosa di farlo andare piano piano, possiamo utilizzare l'altro nostro telecomando e in questo modo spontaneamente va da 0 a 90 subito.
senza fare tutti i passaggi. Se lo lascio, ritorna a zero. Quindi questa è una cosa molto utile, soprattutto il servomotore è veramente utile. E ora vi spiego anche il motore treno. Motore treno che in questo caso attacco alla porta rossa. Vi faccio vedere la potenza di questo motore. Porta rossa. Vi assicuro, se lo montate su un treno troppo leggero, state attenti perché vi potrebbe veramente volare il treno per quanto è veloce questo motore. È una roba pazzesca, tutte e quattro le ruote, 1 e 2, 3 e 4, si muovono contemporaneamente. Scusate. È veramente pazzesco. Quindi, se avete un treno, mi raccomando, utilizzate questi motori perché sono veramente utili. Ovviamente ricordiamoci di spegnere la batteria. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale, perché veramente ci sono tantissimi video come questi. Per esempio, se state guardando questo video, guardate la prima parte e mi raccomando, seguimi anche su Lego City, perché costruiremo una fantastica città Lego. Quindi mi raccomando, resta con noi, seguici, scrivi qui sotto nei commenti se hai qualche dubbio qui sotto e noi ci vediamo con il prossimo video di Gigi Brick. A presto!